Siamo a San Sebastiano al Vesuvio per la serata conclusiva della rassegna diritti ed autori, della quale ha fatto parte anche Francesco Spiedo con il suo Non muoiono mai, Fandango Edizioni. Ma chi non muore mai Ma in anche questa non muoiono. storia? E in questa storia non muoiono mai tante cose. E mi piaceva giocare con l'idea che per ognuno dei personaggi, perché in realtà sono quattro narratori, quindi sono quattro storie che si intrecciano, per ognuno di questi personaggi qualcosa non morisse. In realtà inizialmente gioco con i vecchi, il primo protagonista Enrico si lamenta tantissimo che questo paese è invaso di vecchi, solo vecchi, che non vogliono saperne di morire. In realtà poi i toni diventano anche magari un po' più romantici, un po' più dolci, perché in realtà poi si finisce a parlare di speranze, di sogni e anche di amore, quindi sono in realtà forse non tanto le persone o le cose a non morire, ma in realtà i sentimenti che ognuno si porta dentro e soprattutto anche i segreti di famiglia che non muoiono mai. Perché infatti in questa storia ci sono dei cugini che tornano in un posto che li accomuna e qui, come tu già preannunciavi poco fa, capitano tante cose, ciascuno ha il suo carattere, ciascuno ha la sua vita. Che peso ha e che importanza ha tornare nei posti da cui si è partiti? Diciamo che oggi quando si tende a realizzarsi si tende ad andare, come se fossimo costretti necessariamente a doverci realizzare da un'altra parte, come se ognuno di noi nascesse sempre necessariamente nel posto sbagliato. È vero, nessuno è profeta in patria, per carità, a volte le famiglie, soprattutto al sud, magari tendono a essere un po' troppo presenti, a volte opprimenti, si creano dei famosi vincoli e delle colpe che si possono tramandare da padre a figlio o da madre a figlia, e quindi a volte andarsene diventa importante per capire un po' chi si è. Però è un viaggio che probabilmente non si può completare, effettivamente se uno non torna indietro, non ritorna, non rimette radici, e prova a fare i conti effettivamente con ciò che ha lasciato. Poi a quel punto magari si può anche ripartire. Diciamo che poi si sceglie, perché c'è una canzone che dice si torna sempre nei posti dove si è stato bene, o comunque si torna dove si hanno dei sospesi. Nella storia di Non muoiono mai, ci sono, come tu preannunciavi prima, anche delle scoperte. Le famiglie quanto nascondono? Ah, le famiglie nascondono tantissime, le famiglie nascondono tutto. C'era uno molto molto più bravo di me che diceva che in fondo le famiglie infelici sì, sono infelici ognuno a modo loro, però poi si somigliano tutte, no? Ed è evidente che ogni famiglia nasconde tantissimi segreti, soprattutto li nasconde tra le generazioni, nel senso che io non posso mai dimenticare le famose tavolate natalizie, dove c'è il tavolo dei ragazzi, i nipotini, i cuginetti e il tavolo degli adulti, che vivono due vite completamente diverse. La famiglia per i ragazzi e i bambini è una cosa, per gli adulti diventa tutt'altra. Non si conoscono tante di quelle cose, poi a un certo punto c'è un'età in cui improvvisamente non ti siedi più al tavolo dei bambini, ma finisci al tavolo degli adulti e ti accorgi in realtà di tante quante cose non sapevi, non ti sono state dette, o ti sono state dette in modo magari molto edulcorato. Quindi le famiglie nascondono sempre tutto, tanto, tantissimo, e sono il luogo più pericoloso in assoluto dove poter stare. Però è anche vero che a un certo punto, quando si diventa adulti, è proprio forse, è proprio questa cosa qui, si inizia a fare i conti con ciò che è veramente successo, quindi con la realtà delle cose, e con qualcosa che poi diventa inesorabile, non si può più cambiare, è già stato, e quindi non c'è altro che prenderne atto e agire poi di conseguenza. Con questa storia, cosa volevi affrontare? Perché ci sono, ne abbiamo parlato, si intuisce, ci sono tantissime possibilità, tantissimi personaggi, ciascuno col suo mondo interiore. Tu ti eri prefissato, di affrontare una tematica o qualcosa di particolare, oppure i personaggi poi hanno preso, come molti autori sostengono, la loro strada e quindi ti hanno indicato loro il percorso? Allora, io non credo che i personaggi vivano di vita propria, quindi mettiamola così, Anch'io lo penso. sbugiardo i miei colleghi, nel Sei senso d'accordo? Anch'io la che penso come siamo te. comunque noi i creatori, quindi in qualche modo li portiamo noi dove vogliamo che vadano. E in realtà a me interessava sfiorare un concetto, anzi due concetti principali. Il concetto è la memoria. Cioè, cosa succede quando la memoria invece di ricordare confonde? Quindi poi di conseguenza il concetto di verità, cioè esiste una sola e unica verità nelle cose, idem nelle famiglie? Probabilmente no. E per farlo avevo bisogno di quattro personaggi che raccontassero ognuno la propria versione delle cose, si andassero a intrecciare per restituire al lettore poi la consapevolezza che forse non è tanto importante se quella cosa è vera o non è vera, ma sono le conseguenze, le scelte che poi noi facciamo. E la domanda che ci dovremmo porre sempre è: ma a me questa cosa, poi fino in fondo, mi interessa? Oppure
oppure no, perché è quello che ci fa capire se quella verità è importante o meno, e se è importante capire se è vera o è falsa, anche se ce la siamo inventata, ma a noi ci va bene. Va bene così. Ultimissima domanda che pongo a molti autori: chi vorresti leggesse il tuo libro? Io vorrei che questo romanzo fosse letto dai nipoti ai nonni e dai nonni ai nipoti, per creare un ponte tra due generazioni che sono molto molto più vicine di quello che immaginano, perché noi oggi viviamo, noi ragazzi insomma che abbiamo intorno ai 30 anni, qualcosa di molto vicino a una guerra, che non è guerra fatta con le armi, con le pistole, no, ma è uno stato d'animo di agitazione, di grande timore per il futuro, perché ci manca un po' la terra sotto i piedi, che è la stessa sensazione che hanno vissuto i nostri nonni durante la guerra, quando il mondo stava sostanzialmente cambiando, però loro avevano un entusiasmo che noi oggi stiamo perdendo. Quindi forse se nipoti e nonni tornassero a parlare tanto, ci si potrebbe aiutare molto di più di quello che si pensa. Grazie Francesco Spiedo, Non muoiono mai, Fandango Edizioni. Grazie. Ciao. Per la tua disponibilità.